Il 15 marzo è la giornata del fiocchetto Lilla, una ricorrenza volta a sensibilizzare sui disturbi del comportamento alimentare, disturbi che sono sempre più frequenti tra i giovani e che se non riconosciuti e diagnosticati in tempo possono rappresentare un vero problema non soltanto per la salute psicologica ma anche dell'organismo. Per l'occasione abbiamo raccolto la testimonianza di Francesco, una giovane di Teggiano che ha sofferto di anoressia e ancora fa i conti con la bulimia. Francesca, io ti ringrazio per questo tuo contributo e per raccontarci la tua storia. Innanzitutto, quando hai iniziato ad avere dei problemi con il cibo e in che modo hai affrontato la situazione? Allora, io in realtà ho sempre, fin da bambino, ho avuto problemi con il cibo e soprattutto con il mio corpo. Inizialmente però non ci ho mai dato peso, non ho fatto caso a tante piccolezze che potevano dare segni di un disturbo alimentare. Durante il lockdown invece decisi di perdere peso, cioè iniziai a perdere peso e decisi che sarebbe stato l'anno della svolta, del mio cambiamento e quindi iniziai una dieta da sola e persi più o meno 25 kg. Arrivato ad un certo punto non riuscivo più a perdere questi chili che erano rimasti e decisi di rivolgermi ad una nutrizionista della nostra zona. Con lei arrivai al mio peso forma e finì il percorso. Però io non ero abbastanza soddisfatta perché più mi vedevo magra e più mi vedevo bella e continuai a perdere peso da sola. Tant'è che arrivai a mangiare veramente poco, minimo, una mela al giorno con una quantità elevata di acqua e continuavo a perdere peso fin quando non sono arrivata più o meno ai 40, 48-49 kg. Mi guardavo allo specchio, però continuavo a vedermi grassa, continuavo a non piacermi e io continuavo quindi a non mangiare. Arrivato a un certo punto che i miei genitori erano preoccupati, mi dicevano che comunque non era il caso di continuare per quella strada, che dovevo vedere che cosa dovevo fare e iniziai a capire che probabilmente c'era qualcosa che non andava. Per questo, quando mi guardavo allo specchio, cercavo di essere più razionale, capire bene se effettivamente era soltanto un'immagine che mi ero creata o se era effettivamente la realtà. E capii che appunto era un'immagine che mi ero creata, quella del vedermi grassa, ma non lo ero. E iniziai a notare che effettivamente sul mio corpo c'erano dei segni che avevano bisogno di aiuto, dei segni che cercavano appunto di farmi capire che c'era qualcosa che non andava. E iniziai a mangiare, però mi rendevo conto che quel mangiare era una questione di nervosismo. Mangiavo tanto quando ero annoiata, mangiavo tanto quando ero arrabbiata, mangiavo tanto quando ero stressata. E iniziai a aumentare di peso e questa cosa non mi piaceva. Era il mio incubo quello di ingrassare, quello di diventare come ero sempre stata. E iniziai a mettere in atto degli atti compensatori. Degli atti compensatori tramite il vomito, il digiuno oppure le abbuffate seguite dagli atti compensatori e iniziai appunto, feci il salto da anoressia a bulimia in questo caso perché continuando a mangiare il mio stomaco ha iniziato ad allargarsi e quindi automaticamente avevo perso il controllo sulla mia alimentazione, sulla quella rigidità che avevo prima, che riuscivo a seguire. Iniziai ad aumentare di peso e arrivai ad un punto però che mi rendevo conto di non stare bene perché vomitavo tante volte al giorno, si parla di 30-35 volte al giorno, ed ero costantemente a mangiare. I miei genitori non si accorsero di nulla inizialmente di questa situazione, quando poi ho deciso io di parlargliene, di dirgli che comunque non mi sentivo bene, che comunque avevo bisogno di aiuto, che non riuscivo a gestire le mie giornate a livello alimentare e decisi di andare a Chiaromonde, nel centro dei disturbi alimentari e andai a visita, feci la prima valutazione e mi dissero che secondo loro c'era bisogno di un ricovero perché mi avevano dato una settimana di vita perché la situazione era abbastanza critica. E feci la seconda valutazione con i medici, con l'equipe dell'ospedale e riconfermarono il fatto che ci volevo il ricovero, solo che per spostarmi da una regione a un'altra c'è bisogno dei finanziamenti, ci vogliono i finanziamenti e quindi è stato difficile ottenere l'accettazione dalla parte della Campania e mi dissero che dovevo passare prima nei centri regionali e poi
avremmo visto che cosa bisognava fare. Allora mi mandarono prima a Mariconda, che c'è un altro centro che si occupa dei disturbi alimentari, e loro là mi dissero che facevano la stessa valutazione di potenza, cioè quella che avevo bisogno del ricovero, però non avevano posto e quindi non mi avrebbero potuto prendere in cura, e mi mandarono ad Agropoli, dove c'è un altro centro, però è un po' più piccolo, e mi valutarono allo stesso modo facendo le apposite visite, e quindi decisero di ricoverarmi subito. Questo l'8 maggio di 2 anni fa, e mi dissero che dovevo tornare il 16 per una seconda visita, 16 maggio, e quando tornai la seconda visita mi dissero che appena potevo e appena avevo la mia disponibilità dovevo andarmene e andare là appunto per iniziare questo percorso. Il 26 maggio lasciai il lavoro e iniziai questo percorso, mi affittai casa là ad Agropoli e andavo tutti i giorni in ospedale, dalla mattina alle 8 fino alle 5 il pomeriggio. E facevamo i passi assistiti, le terapie con psicologa e psichiatra tutte le settimane e delle attività di intrattenimento, perché purtroppo con questo tipo di disturbo viene meno anche la creatività, l'attività, la vita sociale, e quindi loro fanno queste attività proprio per metterci al centro, di riunirci tutti quanti a formare un gruppo e quindi riprendere la nostra vita sociale. E ho fatto questo percorso per sei mesi io andavo tutti i giorni in ospedale, e poi mi dissero che potevo iniziare a stare a casa, di riprendere il mio lavoro e di poter continuare con la mia vita privata. Tornai a casa e iniziai a lavorare e poi cercavo di seguire il più possibile anche a livello alimentare tutto quello che loro ci hanno insegnato, perché poi fanno anche dei gruppi proprio sulla scienza, su scienze degli alimenti, e poi e quindi a casa continuavo con questo percorso che loro ci hanno fatto fare. Inizialmente sembrava tutto a posto, tutto bene, che non c'erano intoppi, quando poi invece a un certo punto mi sono accorta di avere delle ricadute, e quindi tornavo a mangiare, tornavo a vomitare, tornavo a soffrire di solitudine, e ad oggi questo percorso ancora va avanti. Io sono 2 anni che lo sto facendo e sono 2 anni che sono seguita da queste dottoresse di Agropoli. Vado una volta alla settimana, però comunque sento di avere ancora bisogno del loro supporto, e ad oggi posso dire che sto bene, molto bene rispetto a 2 anni fa. Ci sono le ricadute e purtroppo i residui di questo tipo di disturbo resteranno sempre, quindi io in qualsiasi momento apatico della mia giornata ho la tentazione di andare a mangiare. Però è una cosa che ho imparato a gestire proprio per la consapevolezza che mi hanno fatto prendere loro con il percorso che io ho fatto e con le terapie che io ho fatto. In che modo anoressia e bulimia hanno influito sulla tua vita sociale? L'anoressia e la bulimia sulla mia vita hanno influito su tutto, in realtà. Cioè mi hanno privato di vivere, io non uscivo più, non frequentavo più le mie amiche, non cercavo più nessuno, vivevo praticamente la notte per non essere vista al giorno, quindi hanno influito completamente sulla mia vita, mi hanno tolto tutto. Le tue relazioni, quindi magari le tue amiche, qualche tuo parente si è accorto che stavi soffrendo, che ti stavi isolando? Sì, le mie amiche tutte quante mi dicevano perché ti stai allontanando, perché ti stai chiudendo, che cosa sta succedendo, sei sicura che ti senti bene? La mia famiglia tutti quanti mi dicevano che poi ero arrivata in un punto molto critico e dovevo vedere che cosa dovevo fare, perché non andava bene questa mia solitudine. Però in quel momento non lo accettavo nemmeno io, quindi per me era difficile prendere posizione su tutto. I social in qualche modo hanno influito sulla percezione che avevi di te allo specchio? Sì, hanno influito tanto. A volte anche un piccolo like può influire ed essere in grado di scaturire dei pensieri negativi in qualcuno. In questo caso, cioè nel mio caso,
Ha influito tanto perché per me quando ricevere visualizzazioni o mi piace dagli altri era diventato l'elemento fondamentale perché poi mi faceva sentire importante, mi faceva sentire magari bella. Però ad oggi mi rendo conto che effettivamente per essere chi siamo non c'è bisogno di like o di visualizzazioni, ma di avere se stessi completamente. Invece le parole hanno influito in qualche modo? Le parole hanno influito tanto ed influiscono ancora ora. Spesso devo, tra virgolette, lottare con quello che mi viene detto per non percepirlo a modo mio, perché ogni piccola parola può diventare modo e motivo di una buffata o di un digiuno. Invece se volessimo guardare alla situazione attuale, hai una consapevolezza maggiore del tuo corpo e di quello che vedi allo specchio? Assolutamente, quando mi guardo allo specchio oggi mi rendo conto che vedo effettivamente Francesca per quella che è. Mentre prima avevo un'immagine fantastica, tra virgolette, ora vedo quello che è realmente, mi rendo conto dei difetti e dei pregi che una persona ha, in questo caso io, per quelli che sono, e ho una consapevolezza molto, molto diversa rispetto a prima. Cosa consiglieresti infine alle persone che si rivedono nel tuo percorso? Io penso e consiglio che per quanta paura possa fare questo tipo di disturbo, bisogna accettarlo e chiedere aiuto il più possibile, perché se non chiedi aiuto tu, gli altri non possono obbligarti o fare qualcosa al posto tuo, perché ci vuole tanta forza di volontà, ci vuole tanta voglia di voler uscire da questo tipo di disturbo.